Ciao ragazzi, buonasera, ben ritrovati sul canale YouTube di FIT Formula Italian Team. Questa sera vi proponiamo l'ultima gara del campionato DTM 1992 su BMW M3, ma prima di raccontarvi questa serata vi presento chi con me, assieme a me, che io sono Adriano Cuntra, ci sono anche Samp, Mattia. Ciao, ciao a tutti. Ciao Mattia, e c'è anche Marcolino. Ciao Marcolino. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Bene, allora cercheremo di essere molto rapidi nel presentarvi questa serata, anche perché come l'altra volta per problemi tecnici non possiamo proporvi la Super Pole, quindi le qualifiche, e andremo via molto rapidi. Vi ricordo semplicemente che questo è l'ottavo appuntamento, quindi l'ultima gara di questo fantastico campionato che abbiamo corso in questi mesi su FIT, con questa bellissima macchina, questa bellissima BMW M3 Old Style del 92, con cui ci siamo veramente divertiti. Vi dico ci siamo perché, come potrete, chi ci conosce sapete benissimo che siamo tre piloti che partecipiamo a questo campionato e abbiamo voluto proporvi anche stasera quest'ultima gara, se non altro per raccontarvi come è finito questo campionato. Quindi questa premiere è proprio per tutti gli amici che ci hanno seguito in questi mesi e tutti gli amici di FIT, ovviamente. Quindi, senza porre in dubbio, direi subito di ricordare, visto che siamo all'ultima gara, sono aperti entrambi i campionati, sia quello singolo che quello a squadre. Passerei la parola a Mattia, a Samp, che ci ricorda un po' come sono la situazione di entrambe le classifiche. Sì, allora, come ricorderete, se avete visto l'ultima gara, Cree si è portato a casa la vittoria ad Oulton Park, mentre per Smith non è andata molto bene, quindi Cree ha accorciato le lunghezze e adesso si trova a 22 punti da Snake. Da Snake guida il campionato con 162 punti e Cree 140, quindi sarà molto tosta per Cree provare a vincere questo campionato, però la speranza c'è, matematicamente non è finita. Segue Kuntra, il terzo posto con 97 punti, il suo terzo posto è abbastanza solido, e poi c'è un bel pacchetto di 5 piloti in soli 11 punti di Evo, Dapp, Marcolino, Samp e Chris, che si giocano il quarto posto. Poi i più staccati a 49 punti c'è Tuskett, con Krennikov a 44, Sassi a 33 punti. Perfetto, Questo è quanto. questa era la classifica singola dei singoli piloti. Come vedete è Sì. ancora apertissima, se la giocano per 22 punti di scarto può ancora giocarsela Cree. Vedremo stasera come andrà. Dacci Mattia Esatto. anche la classifica del campionato a squadre. Sì, la classifica del campionato a squadre anche qui è molto aperta, anzi più aperta del campionato singolo, perché il Bump to Bump Racing Team, ovvero composto da Cree e Sassi, guida con 173 punti, seguito dal Proshone Team con Snake e il buon Mediano, che però si è ritirato dal campionato. Quindi qua è Snake da solo contro Sassi e Cree, a una distanza di 7 punti. Poi dietro ci sono i compañeros de merendes con Kuntra e Marcolino, i miei compagni di commento, con 158 punti, Samp Evo Team con 125, Diedi Motorsport 112, CT46 105, e basta. Questi sono i sei team che si giocano questa classifica. Perfetto, ottimo Mattia, quindi di fatto ci sono ancora tre team che potenzialmente possono raggiungere l'obiettivo finale, perché ricordiamo che entrambi i piloti raccolgono i punti e li sommano sempre alla classifica del team stesso. Bene, allora Esattamente. adesso passiamo la parola a Marcolino, che ci darà il risultato finale delle qualifiche di questa gara, che ricordo si svolgono con la formula da Super Pole, vale a dire giro secco, si esce dai box, giro lanciato, poi c'è un unico giro con cui fare il tempo, ed è sempre molto stimolante, interessante per i piloti questo format, perché ti dà quella giusta pressione per dover far bene le cose, cercando di andare veloci senza sbagliare però. Vai Marcolino con le qualifiche. Allora, la qualifica si è conclusa da poco e la pole l'ha fatta Cree con 1.57.9, un super tempo per Cree, quindi si gioca il campionato dalla prima casella. Samp
seguito da Sump, staccato di circa 2 decimi di secondo. Poi c'è Snake, che ha sbagliato il secondo settore, quindi si è staccato di 1 secondo e 6 dal tempo formidabile di Cree. In quarta casella parte un sorprendente Tasket, che è riuscito a stampare un ottimo tempo, ha chiuso in 1.59.6. Poi c'è Kuntra, anche lui un errore nel secondo settore l'ha costretto a partire dalla quinta posizione. Poi c'è Sassi, Marcolino 91 con 2 minuti e 01 per il giro di qualifica, Evo 5GT che chiude in 2.02.0 e ultimo Crisotto, che purtroppo non è riuscito a completare il giro, ha fatto un errore, quindi non ha registrato nessun tempo e partirà dall'ultima casella della griglia. Perfetto Marcolino, quindi vedete c'è qualcuno che manca, stasera siamo in 9 piloti, ma tutti quelli che sono nelle posizioni che contano, sia per la classifica singolo che per la squadra, ci sono. Quindi si preannuncia una gara tiratissima. Anche tattica, perché no? Perché ad esempio Trueno Snake, che parte in terza posizione, vede là davanti il suo avversario per il campionato, quindi non può star tranquillo. Abbiamo avuto un bellissimo ritorno di Sump in queste due gare con ottimi tempi. Ricordiamo che Holton Park addirittura fece la pole e si giocò una bellissima gara assieme a Cree e Snake là davanti. Quindi si preannuncia una bellissima gara. Piccola chicca prima di passare alla gara stessa: abbiamo la possibilità di vedere il giro di Snetterton dal camera car direttamente di Trueno Snake, vale a dire il pilota che in questo momento è in testa al campionato, che ha le maggiori probabilità, lo sapremo dopo a fine gara se avrà vinto questo campionato stesso, sarà lui stesso che ci presenterà il giro a Snetterton. E come lo fa lui, ci spiegherà le curve, e quindi questo è un modo per conoscere una pista che non tutti sanno che esiste, semplicemente perché questa è una pista inglese old style che viene corsa solamente da certi campionati particolari, ed è bello potervela proporre anche dalla soggettiva di un pilota forte come Trueno. Quindi la linea Trueno che ci presenterà questo giro di Snetterton. Grazie della linea Contra, siamo pronti per il nostro giro veloce. Qui si arriva in pieno, si stacca leggermente, si infila la terza e si fa scorrere l'auto dentro, cercando di sfruttare tutta la pista. Pronti per il tornantino, si fa terza prima, si cerca di girare con l'acceleratore e si va su fino a una curva media a sinistra. Seconda marcia, si fa scivolare sempre leggermente il posteriore col gas, cercando di sfruttare sempre tutta la pista. Si arriva in quarta fino al tornantino e si torna in prima. Si allarga un po', poi si stringe tutto, cercando di sfruttare sempre il massimo col posteriore. Qui seconda, curva abbastanza semplice. Si arriva a terza, si scende di nuovo in seconda, si stringe il più possibile perché poi la pista ristringe avanti. Qui si tiene sempre la seconda, si allarga e si stringe col culo all'uscita. Ci si prepara fino per la prossima chicane, stando tutto esterno, si frena leggermente prima del ponte, si scende in seconda, si lascia scorrere, si rifrena per prendere il punto di corda e si lascia scivolare la macchina verso l'esterno. Qui curva veloce da fare in terza piena e qui tutto in pieno, cercando di allargare la macchina, di stringere con la macchina. Seconda, si frena, ultima chicane, leggero traverso. Ed eccoci sul traguardo. Kuntra, a te la linea. Eccoci, siamo in griglia, pronti a partire. Occhi su Cree, che dalla pole position scatta in questo momento. Partita l'ultima gara di campionato, ottavo appuntamento dove ci giochiamo tutte le classifiche, sia a singolo che a squadra. Ottima partenza per Cree, che tiene la posizione, a seguire Sam, Trueno, Tasket,
Vediamo dietro se scorre bene il gruppo, c'è un po' di qualche piccolo contatto con la prima staccata difficilissima, tornante destro secco, vediamo il tutto qua, ma c'è Evo lungo, porta fuori, ha speronato il contra, che si ritrova in ultima posizione in questo momento, ma torniamo sui primi che è più importante. Allora abbiamo Cree che ha tenuto il vantaggio su Samp e stanno facendo un po' di distacco su Tasket, che si è riuscito a infilare benissimo dalla sua quarta casella. Ottima prestazione per questo pilota nuovo in questo gruppo, che tiene dietro il pilota fortissimo Quello Snake, che si sta giocando il campionato. Quindi attenzione, Cree può approfittare di questa situazione, infatti sta dettando il ritmo, ma Samp lo sta seguendo benissimo, quindi questi due stanno facendo la gara con Task che resiste ancora a Trueno. Vedremo se riuscirà a tenere dietro Trueno. Sembra un po' in difficoltà, infatti è uscito male da quella curva a destra e adesso Trueno lo affianca. Vedremo la staccata in fondo a rettilineo, chi stacca prima lo lascia passare senza sforzo. È stato molto corretto Task, che evidentemente non abituato a trovarsi in posizioni così di alta classifica, con un po' di giramento di testa ha pensato bene di lasciare andare quello che tra l'altro, ribadisco, si sta giocando il campionato, giusto che ci siano battaglie sempre corrette e pulite e che le gare possano avere il decorso giusto, proprio per permettere a tutti i piloti di arrivare nella migliore posizione senza avere grossi problemi di contatto o cose del genere. Direi, Marco Leo, di fare un recap dopo questo primo giro. Sì, allora, il primo giro si è appena concluso, abbiamo Cree che è riuscito a mantenere la prima posizione seguito da Stampa, lo distacca di circa un secondo e due, poi c'è Snake a un secondo e sette e i primi tre sembra che stiano allungando un po' su Tasket, che invece occupa sempre la quarta posizione seguito da Sassi e Chris molto molto vicini. Poi c'è Evo che è stato protagonista di un leggero contatto che diciamo ha messo fuori gioco il Contra, che ora è in ultima posizione, preceduto da Marco Rino, compagno di squadra. Sì, direi che i compagni del merenda non stanno andando molto bene. Forse al contrario, la classifica sarebbe un'ottima classifica, ma invece stiamo comodamente ricoprendo ultimo e penultimo posto, ma sapremo rifarci, vedremo se ci porterà più fortuna il resto della gara. Comunque Evo largo. Ancora Evo. Sì, e i due passano. Ma vedi che comincia. Comincia la rimonta. Comincia la rimonta. Evo è arrivato lungo due volte. Una volta sporterato il contra e poi ha pagato direttamente l'impegno lasciando passare due compagni. Ma ci sarà un ordine di scuderia a sto punto? Vediamo. Potrebbe essere, ma vediamo cosa dirà il muretto. Intanto torniamo davanti perché c'è Chris che entra in prima posizione, seguito da Samp a mezzo secondo e Trueno a 8 decimi dal primo. Intanto vi segnalo anche Tasket che deve aver commesso un errore, si trova in ottava posizione. Quindi altra posizione recuperata per il compagno Svenerende. Quindi esatto. Vedremo adesso se ci sarà l'ordine di scuderia dai box. Perché sono attaccati. Infatti mi pare che Marcolino alzi un po' il piede. Attenzione! Per grazie, ringrazio ecco il passaggio del Contra, grazie mille compagno, cerchiamo di mettere a frutto questa tua gentile concessione. Va e insegna come ti sorpassa. Comunque torniamo sui primi perché effettivamente ci sono Cree, Samp e Trueno che ormai hanno staccato il resto della compagnia, se ne stanno andando, hanno dimostrato di avere un passo migliore sia in qualifica ma anche nella gara precedente, assieme a Quinto sono riusciti a fare la differenza sul resto del gruppo. Ed ora sono in un pacchetto di mischia strettissimo, in questo momento in questa sinistra che riporta verso la parte centrale di questa pista, molto tecnica, molto difficile. C'è Trueno che trova un attacco forse, ma quasi difficilissimo. È un tratto difficilissimo dove c'è una traiettoria unica praticamente. Ci sono due lanci sul basso. No, esatto, sono un paio di punti in questa pista dove si può cercare l'attacco, ma bisogna veramente essere molto, molto abili nel tenere anche la macchina, che ricordiamo è una macchina
all style, quindi pressione posteriore, tutto in mano al pilota, sia al controllo del pedale, quindi della forza con cui acceleri e anche con cui freni, quindi c'è la possibilità da parte del pilota stesso di esprimersi portando la macchina ad un limite diverso che una macchina moderna con un po' di pressione frontale. Dietro invece a questi primi tre chi c'è in questo momento, Marcolino? Abbiamo Sassi che è in quarta posizione con Chris che è molto molto vicino a lui, un secondo e due, poi abbiamo Kuntra, Marcolino, Tasket ed Evo che ha qualche difficoltà ed è già a 20 secondi di distacco da Chris che sta comandando la gara. Adesso vediamo alla fine di questa tornata i tempi dei primi tre, mi pare che Chris sia in difficoltà. Perché adesso i tempi uguali, identici. Tempi simili anche perché diciamo che di questi tre quello che può correre con più a cuore leggero sicuramente è Sam, che può giocarsi anche fino in fondo la gara, mentre gli altri due sanno che hanno in gioco il campionato e devono correre con molta molta più attenzione. In particolare Cree sa che non ha un unico risultato a disposizione, vale a dire la vittoria, quindi deve andare a spingere giro dopo giro dopo giro dopo giro, e Treno può anche gestire le cose, ma sappiamo che Treno è uno che non regala nulla, se può vincere le gare lo fa sempre comunque, quindi si preannuncia una battaglia. Siamo appena praticamente al quarto giro di 23 e sono vicinissimi, si permette una gara, una battaglia fino in fondo. Intanto vi segnalo anche una bella sfida tra Sassi e Chris. Sassi in quarta posizione a 5 secondi e 2 da Chris che comanda la gara, e Chris che gli è vicinissimo, 3 decimi di secondo lo separa dalla quarta posizione, e sembra ben intenzionato a non mollare la sua preda davanti. Che tra l'altro sono due piloti tosti, saranno sutile secondo me. Ecco, questa posizione è una posizione molto interessante perché il quarto posto in classifica di Sassi unito in questo momento alla prima posizione di Cree darebbe la vittoria alla squadra di Cree e Sassi, proprio perché in virtù di tutti questi punti riuscirebbero a portare a casa la classifica a squadra, quindi un bel risultato, anche perché ricordiamo che Sassi è rientrato in questo gruppo ad inizio campionato, quindi rientrare vincendo un campionato a squadre assieme a un compagno forte come Chris credo dia molta soddisfazione. I due comunque continuano ancora assieme a Chris ad andare via bene su tempi leggermente più lenti rispetto ai migliori, più o meno un secondo tra più lenti, ma buoni tempi. Assolutamente sì, possiamo tornare direi in testa, ma teniamo accesa l'attenzione su Sassi e Chris che stanno facendo una bellissima gara. Intanto Snake si è avvicinato moltissimo a Santa. Andrei on board con Snake, vado da vedere due linee davvero incollate. Questa che arriva adesso può essere un'opportunità di sorpasso, adesso troppo lontano Snake, però è una delle curve dove si può tentare il sorpasso. Avete visto come hanno interpretato in maniera molto diversa l'entrata di questa curva? Sam rimane molto cucito all'interno, tu Sam in che marcia facevi questa curva? Io in terza. No, l'affrontava in seconda, la precedente in seconda, però vedi, Trueno invece la lasciava scorrere molto di più e cercava di riaccelerare, era quasi una traiettoria stile motociclistica, quindi con una traiettoria molto più appuntita, quindi giravi molto più rotondo. E questo, su questo attimo è interessante questo aspetto, perché si riesce anche ad interpretare, proprio perché il mezzo ti permette di poter interpretare in maniera diversa, puoi gestire la macchina in maniera alternativa rispetto ai tuoi avversari, e questo proprio perché sono macchine senza controlli che puoi anticipando il caricamento laterale della macchina o semplicemente gestendo l'accelerazione con il piede destro, puoi decidere di far scorrere maggiormente il posteriore, quindi inserirti in più in maniera diversa, e questo è molto molto interessante. Scusa Kuntra se ti interrompo, ma visto che Chris ha passato Sassi, mi pare. Sì. Bene, bravo Chris. Buona prestazione per Chris. Era partito bene in questo campionato, poi la parte centrale
altre gare non ha infilato le stesse prestazioni di inizio campionato. Adesso finalmente lo ritroviamo in una bellissima quarta posizione. Vedremo se riuscirà a mantenerla, sarebbe un ottimo risultato perché potrebbe permettere anche al suo compagno Tacco di fare punti interessanti per vedere in classifica di recuperare qualche posizione. Vai Marcolino, direi che potremmo fare sì, che altro pensavo anche che, guarda, pensavo anche che a 4 secondi da Sassi c'è Kuntra che sta pian piano rosicchiando secondi sì, su secondi. Sassi deve Sassi deve aver commesso un errore il giro precedente perché appunto ha fatto 2-1 e 4, pilota più lento sulla griglia assieme a Devo, e invece Chris un secondo più veloce con più certo il sorpasso, sicuramente deve aver commesso un errore. Ma Sassi non però molla, adesso Sassi lo non vedo molla. Sì, lo vedo vicino. Comunque facciamo un recap, abbiamo Chris sempre in prima posizione, il terzetto davanti sembra non mollare mai, girano sotto i due minuti e sono distanziati di un secondo, sono tre piloti in un secondo, dopodiché abbiamo sempre Chris e Sassi che se la stanno giocando, un Kuntra che sta risalendo e poi abbiamo Marcolino, Tasket e Devo a chiudere il gruppo. Devo non c'è. è uscito dall'inquadratura. Comunque davanti i tre, gara molto controllata, sì, ottimi ritmi, vedete, adesso vediamo in quanto chiuderanno questo giro, stanno girando mediamente in 59 bassissimo, addirittura 358 alto, vediamo se ripeteranno questi stessi tempi, taglio in questo momento il traguardo 3,58,8, 58,6 per Sam, 58,8 anche per Trueno, quindi vedete Cri ha leggermente alzato l'asticella del ritmo abbassando il tempo, però sia Sam che Trueno rimangono comodamente nei suoi scarichi, quindi la battaglia continua. Sì, tra l'altro mi pare cioè, di vedere che Sam e Trueno ne abbiano un po' più di Cri, ma che sta resistendo strenuamente. È anche un circuito dove non è affatto facile passare. Non è stretta la carreggiata, non offre grandi opportunità. Effettivamente, sì, abbiamo visto anche a Holton che Cri, nonostante avesse dietro delle iene come Sam. Sam Trueno a momenti anche il buon Kuntra, ma è riuscito a fare spalle larghe e ha portato a casa una vittoria straordinaria. Attenzione qua, Sam pesce un po' male, Trueno per approfittarne. Tenta, ma vedete la pista non ti permette grandi soluzioni perché ma qua è molto vicino. Quando vediamo qua c'è il rettilineo, forse in questo punto potrebbe sfruttando la sua, ma sembra un attimo. È uscito male. Tanto sì. Attenzione sempre anche a Chris e a Sassi di tenere gli occhi perché sono molto vicini. Sassi si è riportato su Chris, è vicino, è poco lontano, adesso sta arrivando anche Kuntra con un passo leggermente migliore rispetto ai due battaglianti, adesso il competitor, il buon Chris, sta facendo ritmo Sassi, ecco ormai Kuntra si è avvicinato moltissimo, vedremo alla fine di questo giro quanto distacco avrà. Si stanno formando due terzetti, il terzetto di testa e poi il Sassi arriva anche Kuntra. Marcolino invece staccato di 4 secondi. Sì, Sassi inizia a sentire. Attenzione a Trueno perché lo vedo molto vicino dagli stacchi. Però come abbiamo detto prima, anche questo tornantino può essere un'opportunità di sorpasso. Avete visto l'entrata. Tu Sam la prendevi molto più raccordata all'interno, la facevi quasi scorrere puntando all'interno. Trueno invece rimaneva leggermente più perimetrale al centro curva, faceva una spettatura più tonda, ma riusciva ad aprire un attimino prima con la macchina maggiormente in trazione, infatti lì si recuperava qualche metro in uscita, però poi la pista non permetteva lo spunto sufficiente per andare a fare l'attacco. Ma come al solito fai analisi tecniche molto lucide. Le immagini sono abbastanza esplicative perché vedete, se notate proprio ci possono essere proprio dei comportamenti diversi dagli altri, poi
scegliere di entrare più pinzato e poi riaccelerare subito, oppure fare una traiettoria più dolce, più rotonda, ma che ti permette di aprire un attimino prima in progressione. Poi sono macchine che hanno una buona coppia in basso, quindi sono dei motori aspirati che spingono molto dal basso, quindi è sempre molto piacevole la guida perché ce l'hai sempre in mano, sotto il pedale risponde subito. Posso garantirvi, queste macchine no style danno quella soddisfazione, quella goduria di guida che a noi piloti dà grande soddisfazione. Intanto, comunque, ragazzi, siamo in... adesso sì, mezzo secondo. In tre, proprio impacchettato, mamma mia. C'è questo curvone lungo tipico di Snatterton che è davvero difficile fare stando attaccati a una macchina davanti, perché per quanto abbia un po' di aerodinamica queste macchine in ogni caso la sentono. Soprattutto in fondo alle rettilinee, quando c'è l'effetto, che proprio il vuoto creato dalla macchina davanti, dove guadagnare sempre qualche chilometro in più, arrivi sempre più veloce, quindi bisogna stare molto attenti a staccare sempre un attimino prima del punto di attenzione. In questo momento Sam nuovamente nel tornantino, credo avere difficoltà, ma non molla, spalle larghe. Cri anche stasera venderà durissima la pelle prima di farsi superare. Bravissimi ragazzi, spettacolo. Vediamo Trueno, prende il tempo a Samp all'interno, però aia, vediamo Samp un po' largo. Trueno sembra poter portare a casa il sorpasso, vedremo nel prossimo richiamo a sinistra, e una sinistra di terza, ancora Paiati, piccolo contatto e niente, Trueno passa, complimenti, gran sorpasso. Samp ha fatto di tutto per opporsi, ma Trueno è riuscito nella due curve fa a trovare lo spinto ideale, però per dire ha dovuto fare due curve completamente appaiato per portare a casa il sorpasso completo, quindi bellissima azione. E in questo momento la nuova classifica è Cri, Trueno e Sam. Sì, il podio si completa così per ora, poi c'è Chris sempre in quarta posizione, seguito da Sassi, Kuntra, Marcolino, Tasket ed Evo, che chiude il gruppo. Vedremo se adesso ne ha Sam per tornare sotto a Snake e restituire quanto subito mezzo giro fa. E nel frattempo è stato un sorpasso molto duro, ma con queste macchine ci sta, diciamo, sono macchine che si prestano. Ricordiamo anche le gare vere di quegli anni nel DTM, erano davvero le gare maschie, c'è anche l'episodio di Nannini. Non se le mandavano direi con Roland Dash, e poi sono macchine robuste, sono macchine che riescono a sopperire anche a dei contatti prima di avere veramente danni alle sospensioni o all'aerodinamica, quindi questo non vuol dire buttarsi dentro a corpo morto, però anche i piccoli contatti che normalmente ricordiamo ci sono anche nelle gare reali, queste macchine riescono a sopperire molto bene, quindi la guidabilità, la macchina rimane sempre in mano al pilota nonostante qualche piccolo contratto con gli avversari. Cri tiene ancora e vedremo se adesso Trueno farà come ha fatto con Samp, vale a dire attaccherà Cri. Ricordiamo che Samp non è facilissimo da passare, anche perché è dimostrato che è forte anche su questa pista. In questo momento Trueno prova all'esterno, piccolo contatto con qui, adesso c'è questa destra di seconda, molto difficile, questa sembra, ma è difficilissima questa pista, questa curva, perché è leggerissimamente in controtendenza, ti porta all'esterno, è corto all'esterno, bisogna lasciarlo dove è, perché se lo prendi rischi veramente di girarti. Vedete come i ragazzi rimangono sempre lontani da certi corpi difficili e ti portano all'errore in certi punti, dove come in questo punto puoi andarci su perché è un cordolo piatto, da altre parti invece sono cordoli old style. Ecco, Trueno le prima del curvone, ma non c'è davvero in difficoltà in questo momento, probabilmente anche con le gomme che su questa pista vanno tenute molto in considerazione, tutte curve, un poco tempo per raffreddarsi e si consumano molto. Sicuramente il suo stile di guida gli avrà fatto consumare un po' più le gomme rispetto agli altri due.
Allora, intanto il Kuntra si è avvicinato moltissimo a Sassi e Chris, quindi abbiamo due terzetti, sì, quello del podio. Anche poi Sassi si è avvicinato a Chris, si potrebbe tentare l'attacco qua in fondo. Infatti Chris si difende all'interno, una curva di scorrimento, Sassi trova all'esterno ma riesce a chiudere bene Chris la traiettoria. Vediamo se è attenzione, leggera fuori pista di Sassi e Kuntra ne approfitta. Kuntra ne approfitta, Sassi resiste all'esterno e bravo Kuntra, riesce a chiudere il sorpasso. Benissimo. E ci siamo persi in testa intanto davanti, Cree deve aver fatto un errore perché è in terza posizione. Sì. Sì, deve aver fatto un errore in uscita al tornantino perché Cree e Samp non sono passati e Cree è a 3 secondi. Abbiamo perso l'errorino di Cree, che era colpo di scena perché le sorti del campionato con questo errore potrebbero essere contro me. Purtroppo, nel bene e nel male, quando ci sono così tante battaglie, ti perdi un attimo per andare a vedere gli altri e nella frazione di secondo accade proprio quello che non ti aspetteresti davanti, quindi l'errorino di Cree, che però, come tu Sampa avevi già detto, sembrava già un po' di difficoltà con le gomme. Questa è stata una delle piste più difficili da questo punto di vista. Vi posso garantire che adesso siamo quasi a metà gara, siamo nell'undicesimo di 23 giri, posso garantire che qui il terzo di gomma abbondante se n'era già andata, quindi quelle che erano le traiettorie fluide, pulite, gli inserimenti ideali che facevi con la macchina, la stessa erogazione al posteriore con le gomme consumate, è molto più difficile, quindi la macchina tendeva a scapparti in entrata col muso e in uscita il sovrasterzo di potenza, visto che tutto dietro e non ci sono controlli di trazione di nessun tipo, ti portava a perderla in accelerazione. In tanto Kuntra è molto vicino a Chris e lo passa a Chris. Vediamo se porta a casa. Chris resiste all'esterno, non ci trova, ma in quel momento se prendi l'interno su questa curva è difficile che all'esterno possa rispondere. Attenzione, Sasso si butta dentro, contatto e altra sportellatina accompagna all'esterno in maniera, Chris sarà, diciamo, molto contento. No, penso che Chris non stia festeggiando, è stato vediamo se risponde adesso Chris, vediamo un po' intervenuto, cerca di prendere l'interno, però rimane in traiettoria, sono ancora ingarellati. Niente, stavolta però riesce Sassi a prendere la posizione. Diciamo che è stata un'azione, c'è stato un po' di perfetto controllo. Chris doveva provare. Eccolo, un po' di drift, lo tiene però, dai, un po' di spettacolo, sì. un po' di drift. Speriamo che questo deve essersi nervosito, sì. Arriva, sì, anche Marcolino. È un pilota molto sanguigno. Comunque sì. Samp si è riportato sotto a Trueno perché vedo che ha 2 decimi. Adesso vediamo se Trueno riuscirà a imporre il proprio ritmo, però in questo momento non pare. Molto vicini i due. Mamma mia, vicinissimi. Tra l'altro doppia pinzatina, anche tre colpetti di freno, Samp, per aiutare proprio. Lì, spiegaci troppo, questa è una curva difficilissima, la parte finale è un tranello incredibile. Spiegaci, è davvero difficile perché poi la possiamo anche vedere on board con qualcuno, però arrivi dopo quel curvone tutto a destra, molto lungo, arrivi con la gomma anteriore sinistra che va a fuoco praticamente, quindi a pochissima tenuta. Bisogna riuscire a frenare molto delicatamente per non bloccare e cercare di inserire un po' la macchina di culo in derrapata per far bene la curva, stando attenti a non prenderla troppo interna perché il cordolo lì è altissimo. È una montagna. Esatto, ti ritrovi ribaltato in un attimo. E poi, per concludere, anche il richiamo a sinistra, bisogna stare attenti di non andare troppo sul cordolo di destra, perché anche lì è tremendo, è un tranello incredibile, sì, perché esatto, se tu acceleri
su quel cordolo lì, ti parte la macchina in sovrasterzo e la perdi. Ecco, ancora Sam. Ciampe ne ha per rimanere con Trueno e nella sua, quindi Trueno in questo momento è già, quando era terzo, era campione in questa posizione di leader in questa gara. Sottolinea ancora di più la sua posizione di anche questa curva molto complicata. Questa è stata davvero due o tre curve che sono davvero difficilissime da interpretare. Esatto. Ci troviamo on board con Samp, vediamo la cosa che stavo descrivendo prima, vedete, lunghissima, sembra infinita, non finisce mai. Poi colpetti di freno molto delicati e cercare di stare sui cordoli ma senza esagerare. Adesso vediamo se mette in scia di treno, ma non è abbastanza vicino qua per tentare l'attacco. Ecco, vediamo adesso i primi due che hanno girato in 59-2 Trueno, 59-0 Santa. Ecco, vedete come effettivamente Cree i giri precedenti girava in 59 alto, nonostante avesse anche i pneumatici in condizioni migliori di come li hanno adesso. Evidentemente a pneumatico consumato Cree fa leggermente più fatica e difatti sta lentamente, ma progressivamente era a 3 secondi al primo, adesso è 4 e mezzo, però anche lui l'ultimo... adesso ha fatto un 58,9, sì, 58,9 che è ottimo. È ottimo, si è ripreso in questo giro dopo aver perso progressivamente gli altri giri in precedenza. Evidentemente adesso un po' anche la battaglia Trueno sa benissimo che ha un avversario molto corriaccio alle spalle, quindi forse qualche decimino lo lascia sulla pista proprio per proteggersi in certi punti in cui reputa dove potrebbe essere attaccato dal buon Samp, che sta facendo un'altra bellissima gara. Nel frattempo Marcolino, vediamo un po' anche come sono le posizioni retrostanti. Allora, come abbiamo detto, comanda il gruppo Trueno. A 6 decimi abbiamo Samp seguito da Cree e poi c'è Kuntra, un po' più staccato, è a 16 secondi da Trueno. Poi c'è Sassi a 21 secondi, Marcolino seguito da Tasket che è solo a 2 secondi da Marcolino, quindi potrebbe raggiungerlo, mentre Chris, che si trovava prima in sesta posizione, deve aver fatto un errore perché al momento si trova in ottava posizione a 37 secondi di distacco, quindi ha perso più di una decina di secondi rispetto alla posizione in cui si trovava, quindi un errore, sperando non sia andato a morire. Sto aspettando di vedere un'inquadratura frontale per capire se la macchina di Chris ha qualche danno. No, sembrerebbe di no, non mi sembra avere danni né alla carrozzeria, quindi si presume neanche al motore. Chiude Evo, tra l'altro Chris possiamo notare ha chiuso il giro in 2.18, quindi ecco qua un errore che gli ha fatto perdere quasi una ventina di secondi. È tanto. Attenzione, c'è uno strappo importante in testa. Trueno ha staccato 58.082. Samp è riuscito a rispondere con un 58.5, però mezzo secondo in più. Ma vediamo che nonostante questo, Samp si è già ripreso il mezzo secondo perso nel giro precedente nuovamente negli scarichi di Trueno. Quindi una battaglia veramente, ma al di là dell'essere vicini, guardate i tempi che stanno staccando, per questo sono tempi da qualifica. È vero che i serbatoi sono ormai a metà benzina, perché siamo al quindicesimo di 23 giri, è vero che il consumo di benzina è stato importante, però anche le gomme hanno subito un consumo veramente sensibile, e riuscire a fare un 58 netto in questo momento della gara è un grandissimo tempo. Complimenti. Sì, Samp ha commesso un errore in uscita con la curva sinistra, di nuovo un'altra spazzolata, sconando tutto. Attenzione dietro, perché Chris ha sorpassato Tasket e Marcolino. Tasket deve aver avuto un piccolo contatto, infatti adesso fa ripassare Marcolino. E diciamo che da questa situazione ne ha guadagnato Chris, che ha preso e li ha attaccati. Chris sembrava in difficoltà, ha fatto un giro orrendo prima perdendo praticamente 16 secondi più uno sul suo ritmo gara, evidentemente un errore molto pesante,
però i suoi avversari hanno pensato bene di favorirlo un attimo. Ecco, nonostante questo si è già riportato in sesta posizione, vedremo se adesso si tranquillizzerà, perché dopo il contatto con Sassi aveva fatto un paio di errorini di troppo, vedremo il suo tempo sul giro. Ma soprattutto vediamo davanti se Samp ne avrà ancora per ricucire questo piccolo con quei due errori. Ho fatto davvero molto giro, 59,9 per 32 minuti, però vediamo. Può stare un po' tranquillo, imporre il suo ritmo. Trueno ha confermato un 58,6, che adesso gli vale un secondo e mezzo di vantaggio, che sembra pochissimo, ma in effetti per come si è svolta la gara comincia a essere un vantaggio interessante, anche perché adesso Sam, se vuole provare a giocarsi la gara, deve ricucire immediatamente questo strappo, altrimenti Trueno è un passista incredibile su tempi veramente ottimi, e quindi Sam deve assolutamente ricucire subito il distacco da Trueno, altrimenti la vittoria a 7 giri dalla conclusione si allontanerà dal pilota di Giappone. Dai, vediamo adesso alla fine di questo giro il tempo che poi tireranno fuori. Tanto Crimi pare che sia definitivamente fuori dalla lotta, perché ha fatto un altro 59,5, gira di media un secondo più lento di Trueno. Eh sì. Purtroppo ci ha provato anche lui. Ha fatto un bel 58 alto, ma ha provato a resistere, era tornato a 4 secondi il giro precedente, ma adesso evidentemente c'è anche la tendenza, quando spingi di più tendi a scagliare un po' più le gomme e devi saperle gestire, non devi esagerare, devi cercare di girare rotondo, erogare potenza in maniera pulita con un filo col piedino leggero in uscita dalla curva, per non stare. Verso 59,1 per Trueno e 58,7 per Samp, grande, 4 decimi guadagnati. Bravo Samp, bel segnale a Trueno, che sa che non è ancora vinta la gara, perché Samp, nonostante i due errorini, non so se avete visto proprio l'entrata di questo tornante, proprio l'abitate il sovrasterzo di potenza, lasciandola scorrere e aspettando che si riallinei all'uscita per aprire tutto. Quindi veramente dei virtuosismi in termini di pilotaggio di alta scuola, ragazzi, spettacolo, bravo, complimenti. Intanto, se andiamo in settima posizione, abbiamo ancora Tuckett che è vicinissimo a Marcolino, sono a 2 decimi che separano, anzi scusate, no, adesso è mezzo secondo che separa i due piloti. È il distacco più breve tra i due piloti in pista, perché tra Trueno e Stamp c'è un secondo. Sì, però Marcolino sembra guadagnare, perché ha fatto 2-1-1 mentre Tasca 2-1-6, quindi il mezzo secondo guadagnato da Marcolino, che in questa fase sembra averne poco di più, però già dalle immagini vediamo che Tasca si è riportato sotto. Sì, diciamo che magari nel primo settore riusciva Marcolino a guadagnare qualcosa, ma poi verso la fine il distacco tornava più o meno corto, quindi c'è un tira e molla tra questi due piloti. Diciamo che in settimana Tuckett l'ha preparata bene, il fatto stesso che è riuscito a portare a casa una bellissima quarta posizione in qualifica ci dice che il pilota si è preparato bene, ha capito la pista che non conosceva, non l'aveva mai fatta, evidentemente l'allenamento settimanale ha pagato, peccato l'errore già al secondo giro gli ha un po' compromesso una posizione fantastica, come in quel momento di quarto, in quel momento della gara, ma adesso sta nuovamente girando su buoni tempi e se la sta giocando con Marcolino, bravi. Sì, qui Marcolino è uscito malissimo dall'ultima curva, quindi Tuckett si è portato sotto, però per evitare tamponamenti, secondo me qui Tuckett frena leggermente prima e non riesce ad avere lo spunto per attaccare. Questo sinistra-destra anche da fare dietro ad un altro pilota è molto difficile, perché si perdono completamente i riferimenti ed è un attimo andare largo. Esattamente, ci sono un paio di punti effettivamente che ti trangono veramente in inganno nel momento in cui hai un avversario davanti, no? Quindi devi essere bravissimo nel trovare i riferimenti a bordo pista e dimenticarti di provare a ricordarti quel segno che c'è, quel,
cappellone subito all'interno della curva, perché se c'è un avversario davanti a te non lo vedi più. Quindi devi avere la capacità sempre di avere la vista perimetrale per capire un punto preciso in cui frenare l'auto. Intanto vediamo Samp che si è riavvicinato, si era riavvicinato ma adesso di nuovo a un secondo e mezzo, perché nell'ultimo giro aveva di nuovo guadagnato altri 3 decimi, però evidentemente deve aver commesso un altro errore. Intanto sapete che io ho una certa passione per i sorpassi che ci sono in fondo al gruppo. C'è Chris che deve aver fatto un errore e adesso ha Marcolino e Tasket alle calcagna. Sì, perché sì, c'è un altro terzetto. Tra l'altro Marcolino chiuso nel panino dei due compagni di squadra con la loro bella livrea gialla. Qui si preannuncia anche qui una bella battaglia, perché Chris lì davanti ha fatto un altro rovino, evidentemente sta cominciando a soffrire anche lui in maniera importante delle robe gomme. Marcolino ha fatto una gara regolare, costante, e comunque in una buona settima posizione, si sta confrontando già da qualche giro con Tasket, e quindi se quando arriveranno su Chris, se lo raggiungeranno, si preannuncia anche qui una bella battaglia in fondo al gruppo. Però vedete anche questi ragazzi che se la cavano benissimo, stanno girando su buoni tempi, stanno portando le auto a fare attenzione a Tasket, è uscito male Marcolino ma lì penso che di tirarsi sia un po' da pazzi. Ecco, tanto corso su due ruote, il pilota di Rifano sta facendo un po' di spettacolo per il pubblico. Ma è così lui, è così è un pilota molto sanguigno, e se riesce a stare tranquillo riesce veramente a fare delle belle gare. Poi quando gli salta un po' la mosca al naso è soggetto ancora a fare, ma ragazzo, attenzione Chris, l'abbiamo tirata, eccolo qua Chris, ecco qua il terzetto si è compattato per il piacere degli spettatori, sì, anche perché davanti vedo sempre che dista anche un secondo e sette, quindi possiamo rimanere su questi tre. Esatto. Direi di sì. Vediamo come si proporranno questi tre ragazzi. In questo momento vediamo cosa combineranno. Esattamente. Sì, effettivamente poi mentre vediamo questo terzetto davanti, adesso Trueno è riuscito a mettere 2 secondi tra sé e Sand, vedremo se saranno quelli definitivi, ormai siamo al 19esimo di 23 giri, terzo sempre Krill che effettivamente gli ha dato a suo giro ormai in un comodo 2 su 2 e 6 decimi, ormai 11 secondi con Tasket negli scarichi di Marcolino. Tasket è incollato, vediamo se punterà qua in fondo, ma non penso sinceramente. No, infatti non è riuscita ad avvicinarsi abbastanza per puntare in staccata, anche se si avvicina molto Tasket, non può passare niente. Bene, regolari, Chris resiste là davanti, ha guadagnato. Chris ne sta approfittando perché Marcolino lo vede in difficoltà. Come eri lì con le gomme, Marcolino? Eri veramente... Un disastro. Attenzione, Tasket leggermente largo, l'ultima curva deve aver perso il punto di staccata, infatti Marcolino si allontana di 2 secondi. Vediamo Marcolino che da dentro si sta passando la mano destra sul casco, come se dovesse togliere... pericolo scampato per qualche giro, visto che Tasket ha fatto un errorino. E quindi adesso ora cerca di andare su Chris. Esatto, diventa offensiva la manovra, si prova ad avvicinare il più possibile. Tanto là dietro, li vedremo nelle prossime inquadrature, in fondo al tornantino si vede un albero a forma di uomo che esulta. È una particolarità di Snatcherton. Evidentemente è diventato un simbolo, probabilmente i portatori dell'autodromo cercano di mantenere questa forma, perché è classica, tradizionale, noi la conosciamo perché da anni che ci giriamo sul project comune, quindi ce la siamo vista molto. Scusa contro se ti interrompo, ma Sampo è di nuovo abbastanza vicino, 8-10 mi si è portato,
Vediamo quest'ultimo giro. Vediamo. 59,7 per Spake e 52 per Sound. Quindi incredibile. Guadagnato un secondo e mezzo, non molto. Ready vivo, Sam, gran ritorno, siamo sotto il secondo nuovamente, probabilmente Trueno. Eccolo l'uomo, l'avete visto, si vedeva dall'inquadratura. Eccolo di dietro. Sì. Eccolo, bravo Sam, 8 decimi solo, incredibile, saranno due giri e mezzo, veramente di fuoco con Sam che si è riportato sotto. Non vorrei che Trueno, per fare quei giri veloci, abbia addirittura sfanala Sam, per provocare psicologicamente il suo avversario, ormai gli è nel miscarico, incollato, 6 decimi, mamma mia, che recupero, pensavamo già fosse chiusa la partita, invece Sam ha trovato le energie, la grinta, la voglia di andare a prendere ancora una volta Trueno, che evidentemente forse ha consumato un po' di più le gomme, e adesso si ritrova il pilota di Genova ormai negli scarichi. Vedremo questi ultimi due giri e mezzo come finirà questa gara, che sembrava quasi finita, invece è ancora apertissima. Complimenti. E c'è la battaglia davanti, anche... esatto, poi c'è il Chris Marcolino che se la giocano per la sesta posizione, molto vicini, i due sono davvero vicini. Chris in uscita, diciamo che fuma un po' con le gomme, le fa un po' fumare. Sembrava averla persa. Sbandata di Marcolino. Beh, adesso a fine gara diventa ancora più impegnativo tenere queste macchine. Ma a questo punto si è sulle tele praticamente. Mancano due giri alla fine. Abbiamo Trueno in prima posizione, seguito da Stamp a solo un secondo. Poi c'è Chris che ha mollato, è in terza posizione, ormai si è accontentato e spera solamente che là davanti possa succedere un miracolo. Kuntra in quarta posizione, plafonato a 31 secondi dal leader. E poi abbiamo Sassi a 6 secondi, poi Chris ha praticamente 54 secondi distanziato di praticamente un secondo e mezzo da Marcolino, seguito da Tasket. Questo terzetto non è da dimenticare. In ultima posizione c'è Evo, un po' in difficoltà. Evo in solitaria. Sì, una gara in solitaria per lui, probabilmente non ha digerito tanto le curve difficili di Snetterton. Limoncello prima di iniziare la gara. Attenzione, Marcolino! Marcolino dritto, no. Ha avuto qualche problema tecnico, dritto, fermo come Massa in Ungheria, fermo. Cosa sarà successo? Poi magari ce l'ha dopo nel post gara facciamo un'intervista a Marcolino, facciamo un'intervista un po'. A Marcolino, vediamo, direi di tornare sui primi, perché ormai siamo ad un giro e mezzo dalla fine, con Trueno che ha nuovamente fatto un piccolo gap rispetto a Sam, siamo a un secondo e sei, avendo girato 3 decimi più veloce del giro precedente, ancora 58,2 praticamente al giro 21, concluso il giro 21 in 28,2. Attenzione, Sam ha commesso un altro errore. Una sbandata, evidentemente sto dando tutto. Vedete anche da questi tempi, no? Chi ha un po' più la capacità di condurre la macchina anche a gomme finite riesce comunque a staccare dei tempi inarrivabili per il resto dei ragazzi. Questo è un po' la differenza, la capacità di chi ha i piloti un po' più capaci, un po' più portati alla conduzione della macchina anche in condizioni difficili a gomme consumate. È chiaro, se la macchina è un po' più leggera, siamo a fine gara, ci sono meno litri in macchina, quindi è un po' più agile, però posso garantirvi che il degrado a gomme in questa gara è stato devastante. Abbiamo visto molti ragazzi in difficoltà e nonostante questo non ci sono stati contatti, errori esagerati, quindi è stata comunque una gara condotta molto bene. Io contro, prima di vedere, di mettere la telecamera sul Trueno per vedere le ultime curve, Marcolino è sempre fermo? Andiamo a vedere, no, fermo ai box. È riuscito a rientrare, probabilmente sta riparando i danni, che non sono pochi, perché è andato a schiantarsi a 160 all'ora
senza avere la possibilità di frenare contro le barriere, contro le gomme, quindi i meccanici stanno facendo. Per fortuna non ti sei fatto male, No, 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 meno no, per fortuna no, male. nessuna. Chiederemo al pilota a fine gara cosa è successo, perché è stato un contatto veramente strano, è stata una gara molto irregolare da parte di tutti. Vediamo Trueno che starà affrontando le ultime curve. Beh, a questo punto si aggiudica il campionato, direi. Esattamente, non sono le ultime curve solo di Snetterton, solo di questa gara, ma sono le ultime curve di questo intero campionato che sta volgendo al termine. 8 gare tiratissime, spettacolari, bellissime, che stanno per laureare campione in maniera assolutamente legittima con 6 vittorie su 8 gare complessive. Quindi complimenti a Trueno che sta legittimando a piene mani questo campionato. Tra l'altro, Bravo. probabilmente le ultime, probabilmente perché mai dire mai, le ultime curve, a questo punto l'ultima curva anche su Complimenti. Project Cars per quanto Applauso, riguarda applauso a Pitti. Trueno Bravissimo Snake. Snake. Trueno Snake vince la gara, vince il campionato e adesso festeggia con un po' di freno a mano sull'erba. Arriva Sam che sicuramente lo sportella, mi lascio tagliare. No, evita, evita. Vediamo gli altri. Arriva in questo momento Vediamo Cree Cree, che è stato comunque bravissimo, è stato l'avversario di Trueno. Rallenta tantissimo, si gode gli ultimi centimetri di questa gara, di questo campionato. Terza posizione per Cree, è stato un grande avversario di Trueno, ha mantenuto aperto il campionato fino all'ultima gara, ma ha dovuto arrendersi. Terza posizione e podio più basso per Cree, che arriva davanti a Arriva Kundra, Kundra, che poi adesso arriveranno Sassi, che è ancora. Eccolo qui che sfanala anche lui e festeggia, probabilmente vedremo dopo le classifiche, probabilmente festeggia assieme a Cree la vittoria nel campionato a squadre. Complimenti anche lui. Mentre ecco che arriva Chris Brusotto, seguito dal Brusotto. compagno di squadra Tasket. Bravo Chris, Bravo bravo Chris, Tasket bravo anche che Tasket. termina questo suo primo campionato su Fit. E adesso arriva Buonevo, è ancora nel curvone, gara non facile per il pilota di Milano, ecco, controlla l'ultimo inserimento, l'ultima sinistra, e l'ultimo, e anche l'ultimo pilota taglia il traguardo di questa gara, di questo Eh campionato. no, ti sei dimenticato dell'ultimo È vero vero, pilota. il Marco, hai ragione, il povero Marcolino, l'abbiamo visto l'ultima volta il box e penso che Bravo arriverà. presidente, comunque voglio dire bravo presidente. Bravo Presidente, hai ragione, scusami, è che Marco io avevamo visto i box, comunque stoicamente finisce la gara in condizione imbarazzante la sua macchina, però Sì, bravo l'ultimo giro Marcolino. di Marcolino in 4 minuti e 42. Buono, Una tosta ai Buono. box infinita. Poi chiederemo a Marcolino il vero motivo per cui c'è stata questa questo, questo e concludiamo qua la gara. Io direi che abbiamo la possibilità di leggervi le classifiche ufficiali, visto che, come sapete, questa è una premiere, quindi ragazzi, avete voi le classifiche, se no le leggo io. Dille tu contro perché in questo momento non ce l'ho sotto Allora, abbiamo vincitore del campionato, come già detto, Trueno Snake 96 con 188 punti. Secondo, Cree 157. Terzo, completa il podio, Kuntra 110. A seguire, ottimo Samp che nelle ultime gare si piazza ai piedi del podio con 77 punti, superando quel manipolo di piloti vicinissimi in 11 punti. Alle sue spalle conclude in quinta posizione un buon Evo 76, poi Bravo Marcolino. Presidente, lo ridico. Presidente, poi Marcolino 68, Dapp che non ha corso quest'ultima gara 68 a pari merito anche lui, poi c'è Chris che è arrivato vicinissimo a provare a soffiare con qualche punto in più, poteva recuperare qualche posizione 66, poi abbiamo Tasket 58, Krinikov 44, Sassi anche lui 44. Poi c'è Dib, una delle wild card, 21,
Toto Spacchesci 7 e poi tutti gli altri che hanno partecipato come wild card a questo campionato. E adesso andiamo anche alla classifica squadre, che vede, come già anticipato, vincitori Sassi, Cree, Bump to Bump Racing Team con 100, 201 punti, seguiti da praticamente dal Procione Team a 192, quindi Trueno Snake, poi i Compañeros de Merendez a 178, quindi classifica molto corta nel campionato a squadre, poi San Pevo Team concludono i quarti a 153, poi ci sono il CT46 Team, quindi Chris e Tasket a 124, chiudono Dapp e Krinikov a 112. Bene, ragazzi, abbiamo concluso questo campionato, Io anche vorrei questa. fare l'intervista, scusa Contro, vorrei fare Sì, una domanda a aspettavo. Marcolino e chiedergli cosa è successo. Allora, c'è stato un problema logistico in casa, praticamente mancavano due giri alla fine, come avete potuto notare, è stata una gara tiratissima, ero a un secondo da Chris e avevo Tasket a un secondo dietro di me, quindi attacco e difesa in ogni curva praticamente. E niente, il gatto ha deciso di entrare in macchina con me e staccare ogni tipo di connessione del volante con la PlayStation. E quindi la macchina è andata dritta a schiantarsi. E niente, per tutti gli amici che amano gli animali, posso confermare che il gatto è ancora vivo. Ancora vivo, Per ora, ah, per ora. sì. No, penso che sia passata, no? Ormai è praticamente una settimana abbondante, credo che dovrebbe essere sufficiente No, ad aver no. smaltito la rabbia. Comunque, questi ragazzi, sembra incredibile, sono gli inconvenienti dei sim racer, perché può succedere che cada la connessione, può succedere che un temporale ti faccia saltare la corrente, può succedere che il gatto, come stesso Marcolino, si è messo a giocare con la porta USB e ha staccato il cavo del volante. Sono cose che succedono ai sim racer, però l'importante è questa passione, portarla sempre avanti, ed è per questo che a quanti ci hanno seguito ringrazio di cuore tutti. Ringrazio di cuore Fit, che ci ha dato la possibilità, quindi Andre, Mark e tutti coloro che contribuiscono a tenere alto l'immagine e il lavoro che c'è sempre a monte in questo grande forum a livello nazionale che abbiamo. E il ringraziamento va soprattutto ai piloti che si sono resi disponibili a fare questo campionato, si sono divertiti, hanno dato come stasera prova di grande capacità dello stare in pista, di divertirsi, di fare grande spettacolo. E speriamo che questo sia anche un veicolo informativo per voi ragazzi che ci state seguendo dai canali di Fit e questa sera su YouTube. L'auspicio è che tra un mese uscirà Assetto Corsa, noi ci ripromettiamo quali organizzatori su Fit del settore a ruote coperte di Project Cars di testare a fondo questo titolo, e sappiate che se siete interessati potete sempre iscrivervi a Formula Italian Team e chiedergli di far parte del nostro gruppo. Sarete i benvenuti, imparerete a stare con questo gruppo di ragazzi che sono molto disponibili, oltre che molto veloci, e quindi troverete un gruppo di ragazzi che vogliono soprattutto stare assieme, condividere la passione per la guida virtuale, prendersi un po' in giro, scherzare durante la settimana e poi fare anche belle gare come queste che abbiamo visto stasera. Se avete qualcosa da aggiungere voi ragazzi. No, Sì. Sì, direi di fare. Allora aggiungi, scu sì, allora scusami, aggiungi. volevo solo. Mi unisco a tutto quello che ha detto adesso Adriano, dicendo che per noi è davvero un onore poter organizzare campionati di questo calibro, perché abbiamo un grandissimo feedback poi a livello di piloti, nel senso che ci dicono che si divertono, durante la settimana, è un piacere provare. E anche diciamo questo campionato è stato con una cadenza di una gara ogni 2 settimane. Questo è stato molto comodo perché le gare riuscivano a essere
riuscivamo a provarle, riuscivamo a testare bene durante la settimana ed è stato davvero, davvero un campionato molto molto divertente. Ringrazio tutti i ragazzi con cui ho avuto l'occasione di poter duellare un po' in pista e sono riuscito anche a fare un grandissimo terzo posto, volevo ricordare, vabbè, a tutti i miei fan, fa niente. E niente, un saluto a tutti. E come ha detto il buon Kuntra, speriamo di rivederci e risentirci con Assetto Corsa Competizione, che promette davvero bene. Sì. Anch'io faccio i saluti e ringraziamenti a tutti quelli che ci hanno guardato, ai piloti e dai, ci vedremo su Assetto Corsi. Perfetto, ragazzi. Allora possiamo chiudere anche questa chiamiamola diretta Premiere. Io ringrazio Marcolino e Sam per il commento sempre puntuale, la simpatia che mettono sempre durante queste dirette e anche durante le serate in cui ci sta in compagnia. E Grazie a chiudiamola te, qua. Luca. E auguriamo a tutti voi ragazzi una buona estate, compatibilmente con i tempi che stiamo vivendo. E mi raccomando, fit dovete sempre averlo di fronte come il forum per trovare la passione per le corse virtuali. Grazie a tutti e buonanotte. Ciao Ciao a ragazzi. tutti e buonanotte.